L'autocarrozzeria Mapa offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, autosostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, Viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria Mapa vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Amici sportivi, siamo in collegamento dal comunale di Castellana per seguire la nona giornata del campionato di prima categoria girone B. Il Castellana ospita il Real San Nicandro, due squadre reduci da due pareggi, quello casalingo per il San Nicandro contro il Don Bosco Manduria, quello invece fuori casa contro il San Termo per il Castellana. Due risultati uguali, 1-1 per queste due squadre che al momento ricoprono due posizioni in classifica diverse. Castellana a ridosso della zona playoff con 11 punti, settima posizione in classifica. Il San Nicandro, dodicesima posizione, 6 punti in classifica. Castellana 8 partite giocate, quindi una in più rispetto al San Nicandro, che ha già rispettato il turno di riposo, ha totalizzato 11 punti con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, due delle quali arrivate qui tra le mura amiche. La sola vittoria invece per il San Nicandro, 3 pareggi e 3 sconfitte, 2 pareggi le ultime due giornate per la squadra di mister Biancofiore. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni con il San Nicandro che schiera tra i pali Carnevale, in dubbio per un risentimento muscolare, è riuscito a recuperarlo mister Biancofiore, con il numero 2 Salzedo, 3 Acettura, 4 Tarantino, 5 Cucai, 6 Partipillo, 7 Zonno, 8 Iasparro, 9 Masotti, 10 Rizzi, 11 Servedio. Proprio Masotti che recupera palla, non riesce però a tenere il possesso, ma guadagna rimessa laterale il San Nicandro che resta in zona offensiva. Deviazione, calcio d'angolo per il San Nicandro. Padroni di casa invece schierano tre pali con il numero 1 Subi, 2 Mastrosciani, 3 Ivone, 4 Longo, 5 Schena, 6 Canamia, 7 Longo Pierluigi, 8 Mastellone, 9 Nitti, 10 Fornaro, 11 Polignano. Batte Rizzi, di testa Cucai, buca dall'altra parte, prova a tenerla viva il San Nicandro che non riesce però a mantenere il possesso, sbaglia anche il numero 10 Fornaro. Ci sarà rimessa laterale a favore del San Nicandro che prova ad impostare con Iasparro. Partipilo, la verticalizzazione intercettata, palla troppo lenta per il numero 11 Serpentino, che comunque riesce a prendere palla e a guadagnare calcio di punizione, sfruttato male però dal San Nicandro che recupera palla adesso con
Salcedo, Tarantino, intercetta palla, un po' di campo, poi deve velocizzare, trova Zonno che non riesce però a chiudere l'1-2 con Rizzi. Questa laterale affidata a Caramia, palla profonda per Fornaro, chiude Kukai, porta anche a casa la rimessa laterale, battuta subito a favore di Partipilo. Si abbassa Jasparo a ricevere, porta palla il capitano del San Nicandro, Rizzi, lo scarico per Tarantino, dentro per Zonno, ha intercettato ancora bene il Castellana. Mastellone, palla per Nitti, corre a destra bene Mastro Scianni, palla dentro di testa a Partipilo, alza un campanile con la palla che resta lì, diventa buona per il numero 9 Nick, libera Rizzi, testa l'anticipo su Masotti, ancora Rizzi deve liberare una zona di campo difficile, prova a servire a sinistra a Tervedio, lo scarico per Jasparro, dentro per Masotti, tocca bene Salicandro che prova ad uscire a destra con Zonno, più veloce del numero 3 Ivone, Zonno la tiene in campo, no. Rimessa laterale a favore Castellana. Anticipo di Tarantino, altra rimessa laterale a favore del Castellana. Rimessa lunga, invece sono Kukai che va a lungo nella zona di Masotti, di testa meglio il numero 5 Schena, commette il fallo Jasparro, calcio di punizione a favore Castellana. Sanicandro è pronto a battere il numero 3 Accettura. Nella zona di Masotti, meglio il Castellana che la mette giù con Pierluigi Longo. Poi si prende un'altra rimessa affidata a Mastro Scianni. Libera Tarantino. Ancora Mastro Scianni, palla per Pierluigi Longo, deve provare a liberare, vince un rimpallo, poi va al cross sul secondo palo, Salcedo libera, è ancora Castellana che resta davanti, altro cross, secondo palo, questa volta butta Salcedo, arriva scordinato Fornaro, palla fuori. Partipilo sbaglia impostazione, cercava serve Dio, questa laterale battuta subito, anticipo questa volta è buono da parte di Partipilo. Ci sarà sempre rimessa laterale a favore Castellana. Sempre con le mani Mastro Scianni, libera Cettura, deve perfezionare Rizzi, subisce fallo, calcio di punizione a favore del San Nicandro. Lungo Partipilo.
Danilo, Serpentino, la palla esce ancora, c'era rimessa laterale, ancora il Castellano, prova a scambiare, palla per Ruggilo, tocca Tarantino, gli Asparro, prova la finalità di Terrizzi, dentro per Masocchi, dove c'è solo Caramini, schiena, ancora Pirucci lungo, palla dentro, cercare Nitti, l'anticipo da parte di Fatti Piro, libera Cettura, palla che termina ancora in fallo laterale, sempre Mastro Cianni, palla che passa a favore di Nitti che torna indietro, lo sguardo al centro, va al cross, un secondo palo, tocca Cucai, libera Partipilo, ma è ancora Castellana, Bastellone, palla dentro di testa a Cettura, poi gli Asparro, torna indietro da Carnevale, Cucai, lancio profondo a cercare Masotti, di testa è più alto Caramia che va a colpire di testa, poi cade male, allora l'arbitro va a interrompere il gioco, possesso era a favore del Sanicandro, tutto ripartire da Salcedo, 16° minuto del primo tempo, sempre passare tra Castellana e Sanicandro, Carnevale, Partipino, pressione in Castellana, Partipino temporeggia, poi c'è una deviazione, la palla che si alza, prova a raggiungerla Rizzi, si torna indietro da Ostuni, va al lancio profondo del portiere del Castellana, impreciso però, arriva Tarantino, Zonno la mette giù, c'è Masotti davanti, Zonno preferisce andare a destra da Salcedo, prova a guadagnare metri, arriva la chiusura buona da parte di Pierluigi Longo, con le mani Salcedo, dentro per Masotti, mette fuori Bastellone, dove c'è solo la Cettura che può agganciare con calma, impostare il numero 3, trova Masotti, esce dalla pressione della difesa di Castellana, altra verticalizzazione di Asparro, Tarantino con la faccia, poi perde un brutto pallone, Nitti davanti può puntare su Kai, era il numero 9 del Castellana, Nitti fino in fondo, palla dentro, ha chiuso benissimo Cettura che mette il calcio d'angolo. Contropiede rapido da parte del Castellana, stava per far male al Sanicandro, ottima chiusura da parte di Acentura, Castellana che resta davanti questo calcio d'angolo, sul primo palo ripetersi l'esecuzione di questo calcio d'angolo, sempre Fornaro con la bandierina, in aria di testa Cucai, allunga la traiettoria, arriva prima di tutti Caramia che sta portando di testa, rimessa laterale, Mastro Cianni, cross sul secondo palo, Salcedo di testa, la palla resta in aria, Salcedo prova a ricolpirla, poi Partipilo, gli Asparro libera, subisce anche fallo, calcio di punizione a favore Sanicandro, Carnevale vicino a Cucai, Partipilo,
passaggio per Masotti, ancora una volta impreciso. Rimessa laterale a favore Castellana. Ormai Mastrosciani, la spalla la mette davanti dove c'è Masotti, ma prima Caramia. Prende posizione Nitti, viene botta, palla per Fornaro, si accentra il numero 10 che prova a diventare. Guarda la porta, calcia, trova la deviazione di Asparro, il calcio d'angolo. La bandierina sempre Fornaro. Palla in aria, testa Tarantino. Rizzi la mette più. È partito Masotti. 1-2 con Rizzi, palla ritrata. Poi parte più, ma ancora Rizzi. A spazio dentro Salzedo, adesso può distendersi il Sanicandro. Salzedo dentro per Masotti, la palla è un po' lunga e allora esce Ossuni che va a bloccare. Antonello Longo, palla per Mastrosciani, difficoltà adesso il numero 2 che deve liberare, alla fine rischia Mastrosciani, ma riesce ad uscire a sinistra dove c'è Livone. Si abbassa Fornaro. Livone va da Caramia. Parte molto basso adesso il Castellana. Schiena, lancio teso lungo, testa parte filo, riesce a servire Tarantino che si gira, palla per Zonno, dentro per Rizzi, la deviazione, poi prova ad uscire, palla viene Mastrosciani, sbaglia il passaggio, il numero 2 indirizzato a Polignano. Messa laterale affidata da Cettura, Jasparro sbaglia tutto, poi recupera palla. Partipilo per Cucai. Cercata la punta, ha trovato Fornaro, poi Jasparro, palleggio elegante. Subisce fallo Jasparro, calcio di punizione a favore Sanicandro. Intervento falloso da parte di Mastellone, il capitano del Castellana. Calcio di punizione affidato a da Cettura. Di testa Ivone. Prima di tutti Tarantino, poi Rizzi messo giù. Non c'è fallo, poi l'intervento di Tarantino sul pallone. C'è la rimessa laterale a favore del Castellana. Scelta sbagliata perché lega la palla a Pierluigi Longo. Schiena, riparte da dietro il Castellana, palla per Antonello Longo. Caramia, ancora Longo, ancora Caramia. Ivone, Caramia, si abbassa Mastellone. Con calma il possesso del Castellana. Schiena, palla per Mastrosciani che riesce a tenerla in campo, riesce anche a servire Nitti in anticipo, però parte più come palla in fallo laterale. Chiude parte più, poi Mastrosciani va al rinvio, rimessa dal fondo a favore del Sanicandro. Thank you.
Kukaj. Palla per Salcedo. Il sorpreso da parte di Fornato riesce a raggiungere il fondo, non a crossare. Si accontenta della rimessa laterale il Castellana. Domani sta a zero. Palla per Kukaj. Anticipo la parte di Longo, poi Fornaro ancora per Longo. Chiude Salcedo, rimessa laterale a favore del Castellana. Con le mani Ivone, palla per Pierluigi Longo, ancora Ivone con l'esterno dentro per Fornaro, poi Salcedo mette il corpo davanti. San Carlo deve liberare e deve fare con Rizzi, che va al lancio lungo nella zona di Zonno, che riesce solo a toccare. Tarantino, altra rimessa laterale per il Castellano. Palla Tarantino dietro per Kukaj, lancio lungo nella zona di Masotti, che fino ad ora non ha vinto un contrasto aereo. Rizzi, palla lunga, cercare Zonno di testa, cara mia, poi palla che resta lì, libera il numero 4 Antonello Longo, poi subisce fallo a Cettura. Calcio di punizione sulla sfera, c'è Rizzi e Tarantino. Batte Rizzi, palla troppo arretrata, Gasparro riesce comunque a tenerla in campo, non a superare Nitti. Esce palla al piede il Castellana, perde però palla perché Servidio la recupera. Gaspar 1-2, serve Dio, finta il cross, poi vince un rimpallo, il cross dove libera Schena, palla che termina in fallo laterale. Era un buon pallone quello di serve Dio, nessuno però è andato ad impattare. Cara mia, recupera palla Rizzi, che prova ad andare via tra tre maglie bianche. Situazione difficile, libera il Castellana, la sparro lo stop, non un granché, poi riesce a calciare col sinistro, palla che batte davanti ad Ostuni, che blocca però senza problemi. Ivone per Fornaro, lo scambio tra i due. Cara mia, a destra per il numero 5 Schena. Polignano, palla retrata, esce bene, palla al piede però Antonello Longo, ancora Polignano, palla profonda, cercare Nitti, più rapido parti Pilo, deve liberare, riesce però a tenere la sfera in campo parti Pilo, allora ci sarà la rimessa laterale a favore Castellana. Luigi Longo, palla per Polignano, riesce a crossare, la palla è buona per Mastellone che va al conclusione, non riesce però a trovare l'impatto con la palla di testa, cara mia, prova a dare continuità alla manovra offensiva. Occhio a Fornaro che calcia, ha trovato l'opposizione di Kukaj, calcio d'angolo a favore Castellano.
Fornaro, palla tesa, arriva Mastellone che calcia, ancora Cucai, poi calcia anche Longo, palla in alta. Giocarla corta Carnevale, allora sarà Cucai ad andare al rinvio lungo. Testa Longo sulla seconda palla, c'è Tarantino che va a servire Zonno, la palla è buona, dopo la, anche la chiusura di schiena che però non riesce a liberare del tutto, lo fa adesso Caramia con la palla che resta in campo, con Nitti che la tiene viva, ma poi va a commettere fallo su Tarantino. La calcio di punizione a favore San Nicandro. Salcedo, palla tesa verso Stuni che legge bene, va a bloccare subito in movimento Polignano. Dall'altra parte, palla buona per Fornaro che va a calciare e trova la rete dell'1-0. Un gran gol di Fornaro. Sotto la curva il numero 10 del Castellana, tutto nasce da un lancio lungo di Polignano. La difesa del San Nicandro è partita in ritardo e allora al volo di prima intenzione Fornaro batte Carnevale e sblocca il match. Il tema dell'incontro, il San Nicandro che deve rincorrere, Gasparro, palla per Mazzotti, accettura di testa Mastrosciani, ancora Gasparro, palla profonda, ancora una volta c'è solo Stuni che va a bloccare. Esce palla al piede del Castellana, ottima triangolazione a campo aperto, adesso Pierluigi Longo, a destra c'è Polignano, visto e servito, lo stop da parte del numero 11 che però si allarga un po', prova a tenerlo a Cettura, il cross con Cucai che libera di testa a Cettura, palla che termina in fallo laterale a favore Castellana, batte Mastrosciani subito per Polignano, l'ultimo a toccare il numero 11, ci sarà rimessa dal fondo a favore San Nicandro. Sbaglia Cucai, regala palla al Castellana, Longo in area di rigore, palla sul secondo palo, non c'è nessuno, spende dall'altra parte, pensa la palla da San Nicandro con un errore in fase di impostazione da parte di Cucai, San Nicandro. Serve Dio, dentro per Masotti, dentro per Gasparro, cercare Zonno, la palla è buona, di petto la mette giù bene Zonno, ma troppo solo, deve provare a inventarsi qualcosa, si tira bene Zonno che poi prova a buttarsi tra i doni Mastrosciani, qui viene però il numero 2 del Castellana, palla profonda con Nitti che riceve, poi va anche a calciare col sinistro, soluzione debole, blocca Carnevale.
del Castellana, la recupera Tarantino, sbaglia Masotti, torna indietro Caramia, tanti errori in fase di impostazione da parte del San Nicandro. In questi primi 35 minuti sembra essere un po' lunga nei reparti, molto spazio tra difesa e centrocampo, proprio con la zona di campo che Castellana riceve, prova a far male, stavolta per il bravo partitino ad andare a intercettare, la riperde e poi Fornaro prova a partire, si accentra il numero 10, la palla dentro per Ivone nel taglio, calcia Ivone, blocca la conclusione carnevale che va a giocare verso il fondo, ci sarà calcio d'angolo. Batte Fornaro, palla sul secondo palo di testa Kutai, sempre ad allungare la traiettoria, palla che si spegne dall'altra parte, ci sarà rimessa laterale a favore Castellano. Palla che passa interamente di Kutai per Fornaro che fa 2-0, palo tutto solo, batte di nuovo Carnevale, Sanzino, palla per Rizzi, Jaspar, testa Ivone, palla per Rizzi, dentro per Zonno, vince un rimpallo, prova a raggiungere il fondo Zonno, il cross sul secondo palo con la palla che termina direttamente sul fondo, Ostuni per Schena, di testa Polignano, riesce a servire il compagno, poi Tarantino prova ad uscire palla al piede, dentro per Rizzi, prova a raggiungere il fondo, non riesce a crossare, alla fine ci sarà solo rimessa. Sparro a centrocampo, palla dentro per Zonno, più veloce Ivone che riesce a tenere la palla in campo, Fornaro, palla per Nitti, tocca Salzedo, palla per Accettura, palla profonda di testa a Rizzi, prova ad allungare per Zonno dove c'è solo Ivone, però Salzedo la mette giù, Rizzi va giù, commette fallo Mastellone. Accettura verso la porta,
nessun problema per Ostuni. Siamo al 40° minuto del primo tempo, conduce il Castellana, la doppietta di Fornaro decide fino ad ora il match. Cara mia, Polignano, Salcedo, ora che arriva Kukai che prova a mettere ordine. Palla lunga nella zona di Masotti che riesce a tenere la sfera in campo, poi si accentra, palla per Servedio che va a crossare verso Ostuni che va a bloccare senza problemi. Intercetta Masotti con le mani allora Mastrosciani. Testa a cettura, mette giù Mastellone. Longo sbraccia un po' il numero 7 che alla fine subisce fallo. Va a rimediare un cartellino giallo per proteste il numero 7 del Castellana. Palla per Mastrosciani, troppo lunga, esce Carnevale che va a bloccare. Kukai, palla per Salcedo. Gasparro, reazione di fallo laterale con le mani di Salcedo. Palla per Tarantino, lungo, dove c'è solo Caramia che di testa però mette in fallo laterale. Batte sempre Salcedo, palla per Rizzi che fa guadagnare metri, altra rimessa laterale. La mano di Salcedo, palla regalata a Fornaro, mette lungo Pierluigi Longo. Gasparro per accettura, serve Dio, accettura, intervento da parte di Schena in fallo laterale con le mani, accettura dentro per Rizzi che di testa prova a tenerla viva, riesce a guadagnare calcio d'angolo il San Nicandro. Batte Rizzi che cerca lo scambio con Masotti, Rizzi in area di rigore, deve liberare il destro, va al cross, palla che resta lì, calcio a Gasparro, poi ancora Gasparro, va giù, tutto regolare, deve liberare il Castellana, ci sarà rimessa laterale a favore San Nicandro, con le mani parti Bilo, rimessa direttamente in area dove c'è solo Caramia. Riesce a servire Nitti, prova a ripartire il Castellana, palla dentro per Longo, a destra Polignano, arriva veloce Mastellone, Polignano si butta al centro, poi Carnevale, una deviazione, va a buttare Kukai, palla per Tarantino. Salcedo, palla verso Rizzi, è partito Zonno, Rizzi lo vede ma sbaglia il passaggio, tanti errori tecnici da parte del San Nicandro,
permettono una manovra, riesce a raggiungere una certa continuità. La mani buone, palla per Longo, lo scarico per Fornaro. Nitti. Ora palla per Fornaro, lo scambio tra i due, arriva Tarantino che va a recuperare palla. Palla che resta in campo. Riesce ad andare via, è partito Zonno, la palla di Rizzi ancora una volta imprecisa. Fornaro sbaglia questo passaggio, recupera bene Antonello Longo. Mastellone per Schena. Mastrosciani. Palla lunga, ancora una volta scappa in ritardo la difesa del San Nicandro. Questa volta però la palla è lunga, irraggiungibile per Nitti. Parti Pila, palla per Tarantino. Lo scambio tra i due. Gasparro, ancora per Parti Pila. Tarantino sbaglia il passaggio per Salcedo, rimessa laterale a favore Castellana. 2 minuti di recupero. Cara mia, palla per Schena. Lancio profondo, Salcedo con la coscia, poi perde palla, rimessa laterale ancora a favore Castellana. Il buone per Longo, palla dentro, esce Carnevale e subisce fallo da Polignano. Calcio di punizione a favore San Nicandro. Lungo Cucai, dove c'è solo Mastellone. Longo si ferma, si gira, riesce a servire Fornaro che salta tre uomini, poi ancora un numero, alla fine Gasparro mette in fallo laterale. Con le mani buone, palla per Caramia. Schena. Mastrosciani. Prova a memoria Antonello Longo, questa volta impreciso il passaggio del numero 4. Parti Pilo. Tarantino, ancora per Parti Pilo. Palla per Zonno, dietro per Salcedo. Cucai con l'esterno per Zonno. Gasparro, finta la verticalizzazione, poi il passaggio impreciso per Rizzi. Schena cerca Polignano, palla che termina in fallo laterale. Non c'è più tempo però, duplice fischio, si va negli spogliatoi, il risultato che vede in vantaggio i padroni di casa 2-0, la doppietta di Fornaro decide fino ad ora il match, San Nicandro va negli spogliatoi, sicuramente dovrà rientrare in campo con un altro spirito perché fino ad ora Ostuni è stato impegnato 0 volte. Sicuramente ha bisogno di qualcosa in più per riaprire il match. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Castellana e San Nicandro.
L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, autosostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, Viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Squadre di nuovo in campo per dar vita al secondo tempo. Si riparte dal 2-0 del primo a favore del Castellana. La doppietta di Fornaro decide fino ad ora il match. Due disattenzioni difensive hanno permesso prima di fare un gran gol su un lancio lungo dove Fornaro ha impattato di prima intenzione e poi sugli sviluppi di una rimessa laterale sul secondo palo si è fatto trovare pronto il numero 10 del Castellana. Castellana che non ha subito praticamente nessun pericolo nella prima frazione. Vedremo se questo secondo tempo il San Nicandro sarà un po' più incisivo in fase offensiva. Intervento di schiena falloso, si continua per il vantaggio. Sparro va a cambiare gioco nella zona di Zonno, in anticipo Ivone che guadagna rimessa laterale. Lancio profondo di Longo nella zona di Polignano, in anticipo Accettura che la mette lungo di testa a Mastroscianni, non riesce però a servire il compagno, allora serve Dio dall'altra parte per Zonno. Intanto però si è ripiazzata bene il Castellana, poi Zonno non riesce a servire Rizzi, allora ci sarà rimessa dal fondo a favore dei padroni di casa. Perde palla Longo, Gasparo non ne approfitta, poi recupera palla il Castellana. Fornaro, palla profonda per Nitti. La palla era uscita, quindi ci sarà rimessa laterale a favore del San Nicandro. Gasparo, palla dietro per Carnevale. Parti Pilo, palla per Rizzi, lo scarico per Servezio, perde palla. Messa laterale battuta da Accettura, Maso, Servezio, Rizzi. Riesce a girarsi il numero 10 per San Nicandro, palla per Masotti che però deve tornare indietro, serve Gio, palla per Tarantino, alla fine perde palla il San Nicandro, la recupera Partipilo due volte, intervento con il piede a martello di Partipilo che rimedia il cartellino giallo. Palla lunga, su questo calcio di punizione blocca Carnevale,
palla per Jaspar. Zonno, intervento falloso su di lui, calcio di punizione a favore Sanicato. Kukaj. Tarantino. Palla per Partipilo. Carnevale. Tarantino a destra per Salcedo. Palla è uscita, rimessa laterale a favore del Castellano. Metti, palla per Longo, l'anticipo da parte di Rizzi. Recupera palla il numero 10, però pisce fallo, calcio di punizione. Cartellino giallo ai danni di Antonello Longo. Primo cambio del match, fuori Salcedo, dentro Domenico Ferri. Kukaj per Tarantino. Interviene bene Antonello Longo, rimessa laterale a favore del Sanicandro. Con le mani il neo entrato Ferri. Rimessa laterale lunga di testa Rizzi, allunga ma Sotti la trattenuta, non c'è fallo. Intercetta Cettura. Sarà rimessa laterale fuori del Castellana con le mani Mastro Sciani. Testa Partipilo con i Nitti. Ancora Partipilo a lottare. Alla fine c'è un calcio di punizione fuori del Sanicandro. Proteste da parte di Mastellone che lamentava un intervento falloso da parte di Partipilo. Batte a Cettura per Tarantino. Salta Mastellone, poi va a cambiare gioco dall'altra parte dove c'è Zonno. Ivone prende bene posizione e fa ripartire la manovra offensiva. Palla per Longo che si allunga un po', palla la recupera Tarantino. Rizzi dentro per Zonno, è una buona occasione per il Sanicandro. Zonno calcia, la risposta da parte di Ossuri, prova a tenerla viva il Sanicandro. Tarantino calcia anche lui, palla altissima. Prima vera grande occasione per il Sanicandro con Zonno. Sempre da dietro il Castellano. Caramia per Schena, palla per Mastro Sciani, palla profonda, cercare Nitti in posizione, si gira e parte, gran lavoro da parte di Nitti che poi sbaglia però il passaggio, sbaglia anche Kukaj. Mastellone prova ad alimentare la manovra offensiva, palla per Polignano che si accentra sul sinistro, non riesce a crossare, lo fa invece Longo di testa Nitti che poi può anche calciare e trova la rete del 3-0. Castellana, questa volta la rete di Nitti su un
colpo di testa dove ci ha creduto Mastellone, è andato a calciare battendo ancora Carnevale. I suoi danni, calcio di punizione a favore Sanicandolo. Tarantino per Cucai, ancora Tarantino, palla per Servetio dentro a cercare Zorro, testa di Bone, Ferri, poi ancora Fornaro in fondo laterale con le mani ferme. Messa laterale lunga, di testa schiena lunga, poi Ostuni esce e va a bloccare. Lancio lungo di testa Accettura, poi serve Dio dove c'è Polignano che recupera palla, lo scambio con Longa, ancora Polignano, palla per Nitti, posizione irregolare da parte del numero 9. Batte Accettura, palla per Masotti, di testa Mastrosciani, poi Rizzi deve lottare il fallo commesso da Mastellone, calcio di punizione a favore di Sanicandro. Castellana, al suo posto il numero 18 Angelo Spinosa. Calcio d'angolo a favore del Sanicandro, pronto a battere Rizzi. Secondo palo, in testa Nitti, poi Gasparro va da Partipiro che riesce a crossare nella zona dove c'è solo Ivone, libera Nitti dove c'è Ferri. Tarantino, palla per Servedio che vince un rimpallo, ancora Servedio, calcio Servedio che trova la rete dell'1-3, un gran gol del numero 11.
un lampo del San Nicandro con Ostuni leggermente fuori dai pali. Cervedio ha calciato bene con la traiettoria che si è abbassata sotto la traversa. Cambia il parziale 3-1, sempre a favore del Castellana. Masotti, Tarantino, palla per Cervedio, dentro la palla, ancora a giocare Masotti, buona l'idea, meno l'esecuzione, blocca Ostuni. Schiena, la pressione da parte di Masotti. Polignano recupera la palla a Cervedio, Masotti per Rizzi che allunga per Iasparro, dentro per Masotti, Masotti, la porta è vuota, calcia Masotti e trova la rete del 2-3 in due minuti, riapre il match in San Nicandro. Il gol di Cervedio ha dato linfa al San Nicandro che ha riaperto il match in due minuti. Una partita che non era mai sembrata in discussione, il San Nicandro adesso l'ha riaperta. Lancio profondo per Polignano, termina fuori, rimessa a favore San Nicandro. Recupera il Castellana, sbaglia Longo, Ferri, la palla profonda per Zonno, troppo lunga, Zonno prova a raggiungerla, è in anticipo Caramia che forse però si è fatto male. Intervento da parte di Caramia che mette palla in calcio d'angolo. Si è fatto male il numero 6, forse solo Crampi. Calcio d'angolo affidato a Rizzi, palla al centro dell'area, in testa Masotti, la palla termina alta. 17° minuto del secondo tempo, conduce il Castellana 3-2. Hanno riaperto il match, prima Cervedio e poi Masotti. Schiena, un po' in difficoltà adesso il Castellana che fa fatica ad uscire. Mastrosciani va a lungo, Nitti subisce fallo, calcio di punizione a favore Castellana. Batte Longo, dove c'è solo Kukai che va a toccar palla nella zona di Iasparro che mette giù bene. Tarantino, cercato Zonno, trovato Ivone, poi Fornaro, palla per Nitti, di testa Tarantino, Iasparro. La deviazione di Longo, la palla resta in campo, Zonno di testa, Ivone e poi Caramia. Nitti tiene palla, va a cercare Polignano. Accettura in vantaggio, ma arriva prima Carnevale che va a bloccare con le mani per Kukai. Palla per Ferri, Iasparro. Taglio di Masotti, Iasparro lo vede adesso, la palla però è troppo arretrata. Allora Mastrosciani può alzare il baricentro del Castellana. Palla per Polignano, di tacco, chiude a Cettura, rimessa laterale a favore Castellana. Mastrosciani per Spinosa, sbaglia il passaggio, la recupera Cervedio. Masotti tiene bene botta, va a cambiare gioco per Zonno, la palla è corta, allora Ivone interviene bene e prova a portare palla, poi sbaglia il passaggio per Nitti.
ancora con le mani Carnevale. Ferri, palla per Zonno, riesce ad andare via non con facilità Zonno. Gasparro con l'esterno per Accettura, la palla termina fuori. Di testa Accettura, di testa Partibilo, Masotti per Servedio. Cambio gioco a cercare Zonno, lo tiene bene Botta, palla dentro per Rizzi, diventa buona per Ferri che prova a guadagnare metri. Ora Ferri tiene il possesso, arriva Rizzi in aiuto, alla fine esce palla al piede Longo, palla per Nitti, una buona palla quella per il numero 9, l'intervento di Cucai sul pallone, ci sarà rimessa laterale a favore del Castellana. Arriva un altro cambio per il Castellana, non ce la fa Caramia, al suo posto il numero 14 Nicola Manghisi. Classe 83. Nitti per Ivone, chiude Ferri, trova anche una deviazione, la rimessa a favore del San Nicandro. Scivola Rizzi, palla che arriva a Tarantino, Gasparro dentro a cercare un compagno, c'è solo il neo entrato Manghisi, palla per Longo, schiena, Longo recupera palla Gasparro, poi Zonno deve provare a mettere ordine, palla per Ferri. Si torna indietro da Carnevale. Partipilo, Masotti, cercato Rizzi. Palla che arriva in qualche modo da Accettura, che prova a guadagnare metri, va via Accettura, dentro per Rizzi, una gran palla. Rizzi va a cercare sul secondo palo Zonno, chiude bene schiena, calcio d'angolo a favore San Nicandro. Masotti, palla dentro, chiude ancora il Castellana, che in questo secondo tempo sta soffrendo un po' di più rispetto al primo. Altro calcio d'angolo, batte sempre Rizzi, stavolta palla sul primo palo, di testa allunga Spinosa, poi la tiene in campo Nitti, una gran partita quella da parte del numero 9 del Castellana. Fornaro, Cucai non bene, palla che diventa buona per Polignano, dentro per Fornaro, posizione regolare, Fornaro calcia, Carnevale para, palla che termina in calcio d'angolo, Carnevale tiene in vita il San Nicandro. Ventitresimo minuto sul cronometro, conduce sempre il Castellana 3-2, una grande occasione per la tripletta di Fornaro, con Carnevale che però ha risposto presente. Batte lo stesso Fornaro, di testa Ferri, Ivone può andare a calciare, non lo fa, ancora Ivone, l'intervento di Servedio, il rimpallo favorisce Fornaro, ancora Ivone, Servedio con la mano, calcio di punizione a favore Castellana.
parte Fornaro, Ivone allunga, commette fallo su Tarantino, calcio di punizione a favore San Nicandro. Colpito sul volto Tarantino. Colpito con il tallone Divone. Il secondo tempo sicuramente più bello rispetto al primo, dove abbiamo visto solo una squadra in campo. Poi il terzo gol del Castellana sembra aver svegliato un po' i ragazzi di mister Biancofiore, che hanno trovato il gol prima con Servetio, poi con Masotti. Dentro il campo Tarantino, nulla di grave per lui. Ucai va al lancio lungo, di testa Longo, di fatto va a servire Zonno. Palla per Iasparro, prova a sfondare, trova la chiusura da parte di Manghisi, poi Tarantino, intervento falloso da parte di Spinosa, calcio di punizione a favore San Nicandro. Cettura di testa Ivone, poi libera Longo, calcio di punizione a favore Castellana, il fallo commesso da Rizzi. Longo, palla per Manghisi. Mastroscianni, lungo linea a cercare Nitti, libera Partipilo, serve Dio per Masotti. Polignano per Nitti, ancora gran palla per il numero 9 che corre veloce, poi si allunga troppo palla. Allora esce Carnevale che va a bloccare, palla per Accettura. Servedio lascia sfilare, palla che arriva a Partipilo, lungo, palla regalata a Longo, Polignano. Servedio per Masotti, Rizzi, 1-2, Masotti, palla per Iasparro, un po' arretrata. Poi ancora palla profonda a cercare Rizzi, c'è Manghisi che va a prendere posizione, a mettere palla lunga. Tarantino, di testa Rizzi, poi Mastrosciani, prova a mettere ordine. Palla profonda, cercare Nitti, lo scarico viene per Spinosa, dentro per Fornaro, gran palla, Fornaro calcia! E trova la rete del 4-2. Tripletta di Fornaro, ci aveva provato prima, aveva trovato la risposta di Carnevale, nulla può adesso il portiere del San Nicandro, allunga il Castellana. Quando siamo al 29esimo minuto del secondo tempo, 16 più eventuale recupero al termine del match. Palla lunga di Ferri, dove c'è Manghisi.
Ivone lascia sfilare, la tiene in campo Fornaro. Lancio per Nitti. Tiene palla il numero 9, chiude bene Kukai. Lancio lungo dove c'è solo Ivone. Si fa male il numero 3 del Castellana, mette fuori palla Jasparro. Dentro Bovino, altro cambio per il Castellano. Fornaro restituisce palla al Sanicandro. Kukai, palla per Jasparro. Dentro per Masotti, la palla è buona. Masotti può puntare Mastrosciani. Ancora Masotti. Per Accettura, prova ad andare via, fa il cross, la deviazione favorisce Rizzi che la mette giù di petto. Ancora Rizzi, fa il cross dall'altra parte, la recupera Jasparro. Bovino recupera il suo primo pallone. Spinosa, tocca Ferri, palla per Tarantino, poi Jasparro, ancora Tarantino. Parti Pino per Accettura. Rizzi, a cui so bene Longo. Accettura, testa Manghizzi. Rimessa laterale a favore Sanicandro, con le mani Accettura. Per serve Dio. Palla dentro, deve uscire Ostuni che va a montare. Ivone, palla per Bovino, non la riesce a tenere in campo il Castellana. Rimessa laterale con le mani Ferri, dentro per Rizzi in area di rigore, deve però uscire Rizzi che va al cross nella zona di Masotti che di testa impatta Zonno, accorcia ancora il Sanicandro, 3-4. Una partita che sembra non voler finire mai. Ritorna nel match la squadra ospite con il colpo di testa di Masotti e Zonno che è andato ad impattare trovando la rete del 3-4. 12 al termine più eventuale recupero. A terra anche Longo. Problema di crampi. Dentro Giannuzzi, no!
rischia il Castellana. Recupera palla Ostuni. Ancora esce palla al piede, questa volta efficace il giro palla del Castellana. Mastrosciani, palla dentro per Nitti che si accentra. Ancora Nitti, va a servire il nuovo entrato Bovino che non calcia. Calcia Fornaro, palla alta. Carnevale per Cucai. Lungo il lancio di Cucai, di testa a schiena, palla per Jasparro. Zorno. Tarantini. Palla per Rizzi, dove c'è schiena. Bovino. Palla per Mastellone. Ancora Bovino. Recupera palla Giannuzzi, con la palla che però non resta in campo. Ci sarà la rimessa a favore del San Nicandro. Con le mani Ferri, di testa Giannuzzi, serve Dio, palla per Rizzi, dentro a cercare Jasparro, libera schiena, ancora di testa Rizzi, di testa Nitti che corre ancora il numero 9, commette fallo a Cettura, arriva il cartellino giallo per il numero 3. Calcio di punizione affidato a Fornaro. Ivone dentro per Mastrosciani. Accettura prova a controllare. Ci sarà rimessa dal fondo a favore del San Nicandro. 37esimo minuto. Conduce sempre 4-3 il Castellana. Sbaglia Cucai. Sbaglia anche il Castellana. Rizzi per Zonno. Subito fallo. Rizzi, calcio di punizione a favore San Nicandro. Batte subito Jasparro, colpito l'arbitro, deve ribattersi il calcio di punizione. Tarantino, palla dentro, a cercare Partipilo, di testa Ivone, poi Nitti, ancora Tarantino. Palla alta, di testa a schiena. Servito Jasparro che va a calciare, palla che termina fuori. Batte Ostuni per Manghisi. Rinuncia mai a partire da dietro il Castellana. Serve Dio, tocca soltanto. Con le mani Mastrosciani, messa laterale a favore Castellana. Palla per Spinosa. Con la palla che termina in fallo laterale, questa volta a favore del San Nicandro. Batte Partipilo per Cucai. Tarantini. È partito Masotti, Tarantino lo vede, la palla è per lui, esce Ostuni che va a bloccare. Mastellone rischia schiena, palla lunga, mette giù Bovino, Ferri, Giannuzzi per Fornaro con l'esterno a cercare Nitti,
la Cettura mette il corpo davanti, poi va a servire Carnevale. Palla regalata a Spinosa. Va via in mezzo a due. Messo giù, calcio di punizione a favore Castellana. Calcio di punizione interessante guadagnato da Spinosa, sarà lo stesso a battere verso la porta. Cucai salva il San Nicandro, dall'altra parte Zonno. Tarantino, palla lunga, devo provare a metterla giù a Sparro, di testa bene Giannuzzi. Zonno, palla per Rizzi, ancora Zonno, corre il numero 7 del San Nicandro, il cross ribattuto, ci sarà rimessa laterale a favore del San Nicandro. Con le mani Ferri, rimessa laterale direttamente in aria, rimorchio Ciacettura, lo stop, calcio a Cettura, ribattuto. Occhio a Mastrosciani che prova a far ripartire i suoi, palla lunga per Spinosa, ha recuperato Partipilo, dall'altra parte c'è Bovino, poi Tarantino recupera palla. Occhio adesso, le squadre sono un po' lunghe, a Cettura con Nicchi che recupera palla e poi reazione verso la Cettura. Il cartellino giallo ai danni di Nicchi, reazione ingenua ai danni di Cettura. Recupero. Battibone per Spinosa. Tocca a Cettura, ancora Spinosa. Palla dietro, calcia male. Mastellone, poi Ferri deve liberare il San Nicandro. Subisce fallo Ferri. Calcio di punizione a favore dalla squadra ospite. Zonno, palla per Tarantino, dentro a cercare Rizzi che riceve, poi lo scarico per Iasparro, dentro a cercare Masotti, la palla è buona, un po' lunga, allora blocca Ossuni. Manghisi, rischia Manghisi, palla dove arriva poi a Cettura, palla per Masotti, il cross di Masotti, dentro per Iasparro che riceve e libera Manghisi, ma Frosciani non riesce ad evitare la rimessa laterale. Arriva Ferri a battere questa rimessa laterale. Laterale lunga di Ferri, di testa Cucai, palla alta. Ultimo giro di orologio prima del recupero. Lungo il rinvio di Ossuni, testa Tarantino, Iasparro per Rizzi, dentro per Masotti che aggancia, ancora Masotti non riesce a tenerla in campo. Il
rimessa dal fondo a favore Castellana. Manghisi, lancio profondo dove c'è Tarantino che non stoppa, parti Pilo, riesce solo a toccare, poi la recupera, bravo il numero 6 del San Nicandro che non riesce a servire Zonno, era anche in posizione irregolare. Ci saranno 5 minuti di recupero. Kukai riesce a recuperare palla, Bovino si allarga a destra, Nitti che riceve, Ivone, il cross sul secondo palo dove c'è Fornaro dietro per Mastellone, poi commesso fallo il capitano. Parte la manovra del San Nicandro, Zonno, palla per Tarantino, Rizzi, l'apertura ancora per Zonno, Tarantino, porta palla il centrocampista del San Nicandro, serve in tiro per Rizzi, si addormenta sul pallone e poi lo recupera, al cross nella zona di Asparro, palla che passa per Masotti che calcia, la risposta di Ossuri poi non è finita, di Asparro non riesce a calciare, Ivone in calcio d'angolo, adesso rischia il Castellana. Grandissima risposta di Ossuri su Masotti, vicino al pareggio il San Nicandro. Per Mastrosciani deve aspettare Rizzi prima di battere il calcio d'angolo, batte Rizzi di testa spinosa, altro calcio d'angolo a favore San Nicandro. Castellana, la palla però forse non è proprio entrata, allora ci sarà rimessa dal fondo a favore dei padroni di casa. Ultimi due minuti di recupero. Batte Schena, in testa Kukai. Tarantino allunga, di testa ancora Schena, Tarantino l'allarga per Jasparro, l'allunga per Rizzi che deve impegnarsi per tenerla in campo, va giù Rizzi, calcio di rigore a favore del San Nicandro, intervento falloso su Rizzi che ha preso il tempo a Schena che l'ha messo giù, e allora a un minuto dal termine del match la grandissima occasione per il San Nicandro di portarsi sul 4-4. Jasparro contro Ossuri. Thank you.
per il San Nicandro. Parte Iasparro! Il pareggio del San Nicandro, 4-4. A tempo ormai scaduto, siamo al 50esimo. Iasparro ha realizzato questo calcio di rigore. Una partita che nel primo tempo sembrava in pieno possesso del Castellana, che era andato in vantaggio alla ripresa 3-0. San Nicandro è riuscita a pareggiarla, non è finita però. Fornaro, forse l'ultima occasione ancora per il Castellana. Masotti tiene palla, subisce fallo il numero 9 del San Nicandro. Fallo commesso da Spinosa. Siamo al sesto minuto di recupero, 51esimo sul cronometro. Batte Accettura. Triplice fischio, finisce qui alla Azzurri d'Italia di Castellana il San Nicandro. Davvero con un con tantissima intensità riesce a prendere un punto in una partita che sembrava davvero in un'unica direzione. Castellana, dopo aver perso Caramia in difesa e qualche altro elemento, sembra essere calata di intensità anche dal punto di vista fisico. A quel punto è uscito il San Nicandro che da 3-0 si è portato 3-2. C'è stato poi il 4-2 del Castellana con Fornaro e poi la rete di Zonno e Iasparro a un minuto dal termine sul calcio di rigore. È stato un match davvero bello, ricco di gol. Ha qualcosa da recriminare sicuramente il Castellana, un punto inaspettato per il San Nicandro che continua la striscia positiva, il terzo pareggio consecutivo per la squadra di mister Biancofiore di serata.
L'autocarrozzeria MAPA offre servizi di ritiro e consegna del veicolo a casa tua, autosostitutiva, consulenza tecnica, garanzia dei lavori eseguiti, convenzionata Allianz, sostituzione parabrezza, meccanica, noleggio auto e molto altro ancora. Venite a trovarci a Bitetto, zona industriale, Viale Onorevole Tatarella. Visita il sito www.autocarrozzeriamapa.it. Seguici su Facebook e Instagram. L'autocarrozzeria MAPA vi augura buon Natale e felice anno nuovo.